bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio, cavalluggiaio, tu mi devi seppellire, seppellire sulla montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire sulla montagna, sotto l'ombra. We'll be right back.
il proprietario voleva il locale era fatiscente. Quando purtroppo si è dovuto chiudere, molti compagni che erano presenti pensavano che fosse una chiusura definitiva. Io dissi: guardate, c'è l'impegno della segreteria provinciale a riaprire la sede, appena possibile riapriremo la sede, e abbiamo mantenuto l'impegno perché era giusto che a somma si mantenesse questo impegno, perché le tradizioni democratiche di sindacalismo, di politica attiva che si è sempre fatto in questo paese non dovessero venire meno. È stato brutto anche per me quando abbiamo dovuto buttare mobili eccetera, perché abbiamo trovato tutto in ordine, i cassetti c'era tutto in ordine, si vedeva che la buona anima di Pasquale era preciso, puntuale e anche molto scrupoloso. Difatti abbiamo trovato documenti antichissimi, cioè molto vecchi, e quindi testimoniavano la cura con la quale lui intendeva svolgere il lavoro. Somma è un centro importante nella zona vesuviana, ripeto, è stato sempre un poco all'avanguardia, e noi pensiamo che questo segno deve sempre rimanere, perché crediamo che tutti i compagni, ma non solo i compagni dello SPIM, la tradizione democratica di tutti i compagni dell'antifascismo, incominciando dal compagno De Martino, Alfei e tanti altri compagni, praticamente hanno bisogno di continuare a testimoniare la loro presenza con una presenza democratica e attiva come è lo SPIM. Noi daremo tutto l'apporto possibile affinché Somma possa diventare un punto di riferimento preciso, perché vedete, lo SPI non è solo il luogo dove si fa un ISEE, si fa una pratica di pensione eccetera, ma è un riferimento culturale, politico, sindacale, di sviluppo, di presenza sul territorio, perché poi le persone, quando hanno bisogno di riferimenti sindacali, vengono allo SPI, alla CGL, che è sempre il marchio di garanzia di tutte le loro esigenze. Con queste premesse noi pensiamo che qui possiamo svolgere un buon lavoro. Allora, con l'impegno di tutti quanti, noi dobbiamo fare in modo che questa sede si possa sviluppare sempre più e dare le risposte che i cittadini abbisognano. Buon lavoro a tutti, tanti auguri. Passo la parola al compagno Velardi, che è il segretario della Camera del Lavoro del Comprensorio di sintetizzato molto efficacemente, molto bene le cose, il percorso che il sindacato dei pensionati ha seguito qui a Somma Vesuviana. Noi abbiamo avuto una breve interruzione per un certo periodo di tempo, ovviamente un'interruzione non voluta, ma frutto di una serie di questioni, una serie di problemi, però il nostro radicamento e la vostra presenza stamattina lo dimostra molto bene, molto efficacemente. Il nostro radicamento sta qui a dimostrarlo, che era un radicamento reale, un radicamento forte, un radicamento significativo, un radicamento di persone, di pensionati che testimoniano anche la memoria di una storia democratica della città di Somma Vesuviana, che voi in qualche modo, i pensionati di Somma Vesuviana in qualche modo rappresentano, ma non è solo una memoria storica. I pensionati di Somma Vesuviana, come pensionati di tutti gli altri comuni, rappresentano anche la speranza per il futuro. Guardate, sembra una contraddizione, ma non è così. Oggi stare in un luogo come in questo caso a Somma Vesuviana, cercando di mettere in piedi, di costruire un punto di aggregazione forte, significativo, che riesca ad avere tra le persone, tra la gente, tra i cittadini di Somma Vesuviana, quella corrispondenza e quella comunicazione importante sui vari temi che i pensionati sottopongono all'attenzione della città, e ovviamente sarà compito del futuro gruppo dirigente di questo punto organizzato della Lega dello SPI, portare all'attenzione degli amministratori le questioni, i temi legati non solo alla condizione dei pensionati, ma anche legati alle condizioni di vita della città, perché se un pensionato vive meglio significa che è la città che vive meglio,
se la città non ha le risorse giuste, non ha le volontà necessarie, la capacità amministrativa di andare in una certa direzione, inevitabilmente questi elementi negativi poi si riflettono anche sulla condizione dei pensionati e io aggiungo sulla condizione dei giovani, perché molto spesso, e se ragioniamo un attimo, se approfondiamo un attimo i temi, vediamo che poi le due questioni non sono, come qualcuno vorrebbe, in antitesi e in contraddizione l'una con l'altra, anzi oggi le questioni dei pensionati diventano sempre di più le questioni dei giovani, che camminano insieme, e la speranza che i pensionati vogliono offrire, e stamattina la stiamo offrendo, la state offrendo qui a Samoa Vesuviana, vuole essere una speranza soprattutto destinata alle generazioni più giovani, a quelle che poi rappresentano quelle che sono i nostri nipoti, i nostri, in qualche caso i nostri figli, e che quindi ai quali bisogna offrire una prospettiva, soprattutto in una fase, in un periodo, e chiudo con questo, di grandissima difficoltà per il paese, di grandissima difficoltà, e all'interno di questa difficoltà del paese c'è una difficoltà ancora maggiore delle regioni del Mezzogiorno e della nostra provincia napoletana. Insomma, Vesuviana sta anch'essa vivendo, assieme a tutti gli altri comuni di questo territorio, una crisi che da decenni non si viveva, ci sta riconducendo indietro, ma la presenza, ecco, da partire da questa mattina, di un punto di forte aggregazione sociale come quello del sindacato pensionato di Somma Vesuviana, ci dà la possibilità e la speranza di poter guardare al futuro con grande fiducia. Bisogna apprezzare la scelta che lo SPI ha fatto, che pur in un contesto di crisi anche economica, diciamocela fino in fondo, insomma, anche economica, che si riflette anche sulle organizzazioni sindacali e sul nostro sindacato in particolare, nonostante questo contesto certamente non positivo, è riuscita a investire su questo territorio, è riuscito quindi a insediare, a mettere in piedi questa presenza che io sono convinto produrrà i suoi risultati nel futuro, anche perché ci sono le risorse, le intelligenze e le capacità per poter realizzare questi obiettivi. Un particolare ringraziamento va ai compagni dello SPI, ai compagni che hanno garantito questa cosa, ma io vorrei dire un particolare ringraziamento va anche alla compagna Antonella, che non essendo pensionata ma da cittadina di Somma Vesuviana e da operatrice dei nostri sistemi fiscali, ha in qualche modo e forse in maniera determinante contribuito alla realizzazione di questa sera. Grazie a voi. Altri hanno già detto delle cose e credo che di questi tempi le parole non servono, noi abbiamo bisogno un po' di cose concrete, quindi il fatto che siamo qui e come dicevano le compagne abbiamo dato conseguenza a una scelta, a un obiettivo politico, una volta si diceva così, a una scelta organizzativa. Ma se non c'è un punto, una stanza, un luogo dove questa roba si può rappresentare, diciamo, che sono parole, invece noi abbiamo voluto dare concretezza. Allora io voglio dire solo, io voglio ringraziare Pasquale di Palma, di cui io penso di in qualche modo di aver ereditato. Se sono qui, se svolgo questa funzione e ho ancora questo compito, probabilmente perché Pasquale prima di andarsene o anche durante ha spinto così tanto da farmi arrivare anche a me in questa condizione, per cui conosco la storia di Somma, conosco la storia del compagno perché lui me l'ha portato un giorno con un libro, non so se avete avuto modo di vederlo, poi magari lo ritroviamo, vediamo un po' di prenderlo in considerazione. Lui è venuto un giorno e mi ha portato questo libro, lui non mi conosceva, io non mi conoscevo, ha detto guarda, siccome non avremo tempo, dice io ti porto questo libro, poi tu vedi tu col tempo a che cosa ti potrà servire. E io sono rimasta con questo ricordo di questa persona, non l'avevo conosciuto politicamente, però quello che mi ha colpito e mi ha lasciato impresso era questo, per cui c'è una spinta di Pasquale, c'è stata una spinta
perché questo compito io lo svolgessi da parte di una compagna che ho conosciuto una giornata, una mattina, velocemente, in un bar, ci siamo presi un caffè insieme, ci siamo scambiate una vita e un'esperienza e anche un'anima, velocemente, con un caffè, dando di vedere qui se andava bene o andava bene. Questa compagna si chiama Rosa, si chiamava Rosa, Rosa Cimmino, e che io ho incontrato come un'anima gemella, no? Perché anche trovarsi tra donne a condividere sempre delle cose è importante. E all'improvviso i compagni mi hanno avvisato che Rosa, così mi hanno detto, non c'era più. Quindi io mi sono vista persa, perché ho detto vabbè, allora come faccio, perché quando c'è una donna per me c'è sempre qualcosa in più su cui poter fondare. E all'improvviso arriva una certa Antonella, incontro Antonella, una certa Antonella, un'altra donna che arriva, sostituisce, anzi tiene una capa tosta che non potete neanche immaginare, lei non mi ha mollato un attimo, per cui, come dire, cioè è, come dicevo prima, c'è questa spinta forte che si è dispiegata attraverso queste persone, che va presa in considerazione, e a cui io non voglio dire a che cosa affidiamo a questa sede, perché guardate, sono tempi difficili questi, sono tempi difficili, è complicato essere persone che pensano sempre a un progresso, che pensano a un futuro. Per la sinistra sono tempi difficili, per il sindacato sono sempre difficili. Noi stiamo facendo una verifica in questi giorni, stiamo facendo il congresso e stiamo discutendo come sindacato dei pensionati, lo stiamo facendo al nostro interno, poi la discussione salirà, andrà verso i luoghi della CGIL più comprensivi, in cui ci stiamo chiedendo, questo sindacato, la CGIL, che ha una storia così lunga da Pasquale e anche prima, questa storia che oggi è nelle nostre mani, siamo in condizioni di dare una spinta per farla continuare? Possiamo consegnarla questa storia ai giovani? Sono interrogativi forti su cui stiamo chiedendo l'aiuto di tutti quanti, l'aiuto di tutti, per cui tutti i luoghi, i compagni, questa parola ieri è stata un po', i compagni, le compagne, le donne, compagni, del uomo e della sinistra che possono... La sinistra non esiste più. Esiste nel migliore senso di questa tradizione. Oggi ci devono aiutare a dare questa continuità, a rappresentare ancora qualcosa per le persone, per la gente, perché oggi non ci rivolgiamo solo al mondo del lavoro, che è un mondo in crisi, in difficoltà, ma ci rivolgiamo al mondo dei cittadini, della cittadinanza, delle persone che hanno dei diritti, hanno dei bisogni, che non c'è possibilità di trovare mediazioni. Noi ci stiamo offrendo piano piano come uno strumento a disposizione delle persone, della gente in modo più ampio. Allora io dico, noi che cosa vogliamo essere qui a Somma Vesuviano? Oltre a ereditare questa storia, noi siamo un presidio democratico. Lo vogliamo chiamare di sinistra? Sì, sì, perché a me questa parola non mi spaventa e mi piace, e noi dobbiamo avere l'orgoglio, come Pasquale ci ha dimostrato, come ce l'ha dimostrato Rosa e come ce lo testimonia anche Antonello, oltre ai compagni che sono qui, l'orgoglio di essere, di prendere questa parola, di dare significato, di dare senso e di consegnarla in mezzo alla gente, perché questa parola è smarrita, la gente l'ha persa, invece ha dentro di sé dei valori così importanti e così significativi, di cui noi dobbiamo riappropriarci, trovare un orgoglio e riproporla. Allora, lo Speech CGL in questo luogo è un luogo di democrazia, di partecipazione, è uno strumento a disposizione dei cittadini, con tutte le difficoltà che avremo, perché noi grandi possibilità in questo momento, come diceva Velardi, non ne abbiamo, però abbiamo dalla nostra parte tanti compagni pensionati, tante persone come voi che sono a disposizione, ci aiutano a governare, a riempire questo senso e questo significato. Siamo un presidio di democrazia, siamo il sindacato, per cui ci occuperemo delle condizioni delle persone, a partire da UNISE fino a vedere di che cosa possiamo, per che cosa possiamo fare per l'altro, perché questa per me è la storia
che ci ha consegnato compagni come Di Palma, persone che hanno fatto grande il sindacato, che hanno fatto grande la sinistra. Che possiamo fare? Ognuno di noi che può fare per l'altro e non solo per sé? Siamo, questo è l'insegnamento che noi abbiamo avuto, questo è l'insegnamento di cui io sono portatrice e di cui cerco insieme a tanti compagni di portarlo in giro, di andare camminando, di andare a vedere tutto quello che possiamo affrontare a viso aperto, con coraggio e con grande determinazione, perché ci crediamo, ci abbiamo creduto per il passato, ci crediamo ancora adesso fortemente e ci vogliamo credere ancora. Questa è la nostra. Y venga a ver.